Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Margherita e questo è l'appuntamento più gradito del mese, almeno per me. Mi diverto tanto a registrare questo video, che è quello nel quale vi riassumo le mie letture del mese appena trascorso e quindi le mie letture di ottobre, wrap up. Naturalmente mi fa piacere anche sapere le vostre, quindi se avete voglia di scriverle nei commenti, sono sempre fonte di grande ispirazione, di consigli di lettura e per me è sempre imprescindibile questo dialogo con voi. Quindi andiamo subito a parlare di libri. Allora, registro il video di domenica, come vedete dall'abbigliamento estremamente casalingo, e di nuovo approfitto della domenica per avere più tempo, anche se poi vi dico dopo un'altra cosa. È una domenica che segue un sabato abbastanza drammatico per la mia città, che è stata sì, alluvionata con gravi danni nella parte del centro città, e quindi è un momento un po' difficile. Io ho una casa un po' in collina, quindi noi non abbiamo subito alcun danno, però comunque quando stanotte sentivo piovere, 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 continuare a piovere dopo che avevo visto già una situazione drammatica in paese, non riuscivo veramente a dormire e pensando alle persone che avevano difficoltà. Comunque, siamo qui a parlare di libri e parliamo di libri. Allora, in questo primo libro che ho letto nel mese, ve ne ho già parlato ampiamente perché gli ho dedicato tutto un video, che è Becoming di Michelle Obama. È stata una bellissima lettura, vi rimando al video che vi metto qui nelle schede. E naturalmente anche lo troverete qui sotto in descrizione e avrete lì una panoramica molto più completa del libro. Cosa mi è piaciuto di questo libro? Intanto è scritto in modo colloquiale, molto semplice, quindi sembra di prendere un tè con lei e che ti racconti proprio la sua vita tu per tu. Quindi quello è già il modo in cui è raccontato, mi è piaciuto moltissimo. E poi mi è piaciuto sapere della sua infanzia, della sua giovinezza, della sua famiglia e quindi capire che l'educazione della sua famiglia, l'ambizione che gli hanno instillato in riuscire a progredire sia culturalmente che socialmente e rendersi utile alla società, questi valori instillati dalla famiglia, poi lei li ha messi in pratica. Il valore dell'istruzione è fondamentale sia per lei che per suo marito Barack Obama, presidente degli Stati Uniti. E poi c'è invece poi tutta la parte più strettamente o politica o familiare, che anche è intrigante perché fa vedere intanto la politica dalla parte da quale noi di solito non la vediamo, perché noi siamo spettatori rispetto a quello che ha narrato lei, e quindi le campagne elettorali viste dalla parte appunto di chi le porta avanti, di chi le attua. E anche scoperto, cosa che non immaginavo, che negli Stati Uniti anche le First Lady conducono una campagna elettorale lei non necessariamente affiancata al marito, che affiancata al marito lo sapevo perché gli Stati Uniti la politica statunitense così ficcanaso. Io una volta, beh, anche noi adesso un po' ci stiamo americanizzando, ma una volta io non sopportavo di sapere così tante cose della famiglia del presidente, di come si comportava o si vestiva la First Lady, che dicevo: ma che cosa me ne importa a me di queste cose? Invece, per la politica americana, evidentemente questo è tutto molto molto importante. E la First Lady appunto conduce una sua campagna elettorale indipendente dal marito, almeno lei l'ha fatta, in città anche diverse, a volte facendo proprio comizi e
cercando di convincere le persone appunto a votare e a votare possibilmente per il candidato che lei sosteneva, quindi suo marito. E poi mi è piaciuta la vita alla Casa Bianca e tutte le persone che lavorano insieme al presidente, insieme alla First Lady, le persone della sicurezza, come è costruita e assicurata la sicurezza del presidente e della sua famiglia. Tutte queste cose appunto che le persone che osservano i politici, osservano la vita politica sia americana che di altri paesi non possono vedere invece se loro ce le raccontano, sì. E poi le cose che ha cercato di attuare durante la presidenza del marito. Insomma, è un libro estremamente interessante, piacevole. Lei è una donna che io ho sempre ammirato e quindi mi ha fatto piacere leggere questo suo libro e questo suo racconto proprio perché è un personaggio che a me piaceva anche prima e l'ho apprezzato ancora di più leggendo questa autobiografia. Poi ho letto per il gruppo di lettura, ho letto Jamaica Indi, Daphne du Maurier. E io conoscevo questa scrittrice solo attraverso Rebecca, la prima moglie, che era l'unico libro che avevo letto fino adesso suo, e ho trovato questo straordinario, assolutamente straordinario. Ecco quello che volevo dirvi. Sto registrando prima che ci sia la diretta del mio gruppo di lettura che sarà domani sera, quindi voi quando vedrete questo video ci sarà già stato e quindi vi metterò la scheda per seguirla sopra e il link qua sotto. E quindi sono molto curiosa di sì, avrei dovuto aspettare a registrarlo dopo per vedere le impressioni anche dei miei compagni di avventura, compagni e compagne di avventura che hanno letto questo libro insieme a me. Direi che dai commenti che ci sono stati sul gruppo Telegram, a proposito, se volete iscrivervi al gruppo Telegram e partecipare alle discussioni sui libri scelti per il gruppo di lettura, trovate il link di invito qua sotto. Altrimenti potete semplicemente, se non volete avere Telegram, potete semplicemente seguire poi le dirette e leggere comunque con noi. Dai commenti, dicevo, che ho visto sul gruppo, direi che tutti più o meno concordiamo nel considerarlo un gran bel libro, tutti l'hanno apprezzato moltissimo. Io non mi aspettavo un andamento così da thriller come ho trovato. Certo, anche in Rebecca la prima moglie c'è suspense, c'è un colpo di scena finale, ci sono tanti ingredienti tipici di questo genere letterario. Ma questo proprio è un thriller fatto e finito, quindi è veramente che lascia sempre con questo ritmo sempre incalzante che ti lascia sempre lì a pensare che cosa succederà dopo e ad avere difficoltà ad appoggiare il libro sul comodino alla sera per dormire un po', no? Quindi una scrittura straordinaria, una descrizione e approfondimento dei personaggi molto molto buono, e poi una trama avvincentissima. Si tratta, vi narro solo l'inizio perché dire qualche pelino in più potrebbe rovinarvi la lettura veramente. Si tratta di questa Mary che, avendo perso la mamma, e deve abbandonare casa sua, vende la terra, vende la cascina. Lei insieme alla mamma portava avanti una cascina e promette alla madre di andare dalla zia materna, quindi dalla sorella di sua madre, in Cornovaglia, a questo Jamaica Inn, per appunto vivere con lei. Perché per essere affidata a qualcuno, no? Per non rimanere da sola.
E lei intraprende quindi questo viaggio più che per necessità sua, perché lei avrebbe voluto continuare a vivere dove viveva, a casa sua, e a continuare a fare il lavoro che faceva, anche se da sola forse sarebbe stato molto difficile, però controvoglia raggiunge questo Jamaica Inn, che è la taverna posseduta dal marito della zia, questo zio, che si rivela essere un losco figuro, una persona che subito ne incute timore e sfiducia. La zia è ridotta all'ombra di se stessa, non è più nulla della creatura allegra, vivace, scherzosa che era stata e che lei ricordava e che era stata un tempo, e quindi si trova in questo ambiente equivoco, mal frequentato, dove avvengono dei traffici che non si capisce bene. Insomma, poi ci sono tantissimi personaggi molto importanti che ruotano intorno alla storia e che vengono narrati benissimo e con artifici letterari veramente grandiosi, perché non ve lo posso dire, se no vi rovino la lettura veramente, perché ci sono insomma, dei colpi di scena che è meglio che rimangano una sorpresa per chiunque si accinga a leggere questo romanzo, perché altrimenti vi rovinerei la lettura e sarebbe assolutamente imperdonabile. Poi per il gruppo di lettura di Martina, di Ima in the Books, che come sapete quest'anno ha dedicato tutto l'anno a letture teatrali, di letteratura teatrale, abbiamo letto Sei personaggi in cerca d'autore. E anche di questo non si è ancora svolta la diretta conclusiva, quindi non c'è stata una discussione tra Martina e noi spettatori. E quindi vi dirò l'opinione mia, che non può essere arricchita dall'opinione di altri, che è sempre fondamentale. Almeno io mi trovo molto molto spesso a veramente vedere le cose in altra luce quando vedo l'opinione anche degli altri. Allora, Sei personaggi in cerca d'autore. Questa opera fondamentale, penso, per il teatro di tutto il mondo, infatti è stata rappresentata più o meno ovunque. Io l'ho letta in questa edizione di Oscar Mondadori, che però ha un'ottima prefazione che ho letto adesso e mi manca da leggere. Lo farò perché lo trovo molto interessante. Pirandello, questa parte che è Pirandello e il suo tempo, dove c'è la biografia dell'autore e insieme cosa succedeva a quel tempo, e quindi lo trovo estremamente interessante. C'è vita politica e sociale e vita letteraria e artistica. Quindi lo leggerò ancora prima di restituirlo alla biblioteca. È veramente, veramente molto interessante. Io l'avevo vista rappresentata a teatro, ma leggerlo mi ha fatto un'impressione molto più profonda, veramente l'ho trovata una lettura straordinariamente drammatica, innanzitutto perché la storia è drammatica, ma l'ho trovato molto più coinvolgente leggerlo rispetto a come avevo trovato la rappresentazione teatrale. Allora, di cosa si tratta? È un esperimento e immagino i primi spettatori di un tipo di spettacolo simile, come si siano sentiti, no? Perché è veramente così straordinario, perché è un esempio di teatro nel teatro. Intanto questi sei personaggi che piombano in teatro mentre una compagnia sta provando una commedia, e anche lì
Pirandello prende in giro se stesso perché il capocomico dice: siamo ridotti, non ci arriva più niente. Interessante da Parigi, siamo ridotti a rappresentare questo Pirandello che nessuno lo capisce, no? E quindi molto, molto divertente quello, questa sua velata presa in giro a se stesso, no? E questi sei personaggi pretendono di irrompere sulla scena e di rappresentare il loro dramma o farlo rappresentare agli attori, questo dramma terrificante, no? E c'è lo sconcerto da parte degli attori e penso anche da parte dei primi spettatori, quelli che non sapevano ancora quello a cui sarebbero andati incontro assistendo a un'opera di questo calibro, no? E questi sei personaggi sono il padre, la madre, un figlio, una figliastra e due ragazzini. Ragazzino e una ragazzina che sono figli solo della madre, adesso vi racconto meglio, e questi due, ultimi due ragazzini non parlano mai, però agiscono. Allora, il padre rappresenta il rimorso, perché il padre era sposato con la madre, ovviamente avevano già un figlio. Se non che il padre vede che la madre stringe amicizia con un suo dipendente e li vede così simili, così affiatati, che dice che decide lui, decide che questo suo dipendente sarebbe stato un marito molto più adatto, un compagno molto più adatto di vita per la moglie che non lui stesso. Allora la manda via. E la fa stare insieme a questo signore che la accoglie ovviamente e forma una famiglia con lei. Cambiano anche città e quindi non, no, prima hanno una figlia e poi questi due ragazzini, gli ultimi due figli. La figlia è questa figliastra che vedremo che è uno dei personaggi più attivi e che mettono più in scena il dramma. E quindi poi, siccome lui, il padre, ha un atteggiamento molto affettuoso verso questa bambina, la va a incontrare fuori dalla scuola, eccetera, la famiglia decide di cambiare città per avere una vita più indipendente, se non che poi questo secondo marito muore. E allora la madre si ritrova nell'indigenza e c'è un rotolamento verso la miseria, oh. Ed entra in scena un altro personaggio che di sfuggita vedremo anche in scena, che è una proprietaria, diciamo, di una sartoria, dove la madre andrà a lavorare per appunto tirare avanti la famiglia. Ma in realtà lei è la tenutaria di una casa di tolleranza e la figlia dovrà riparare, diciamo, alle deficienze della madre, diciamo, quando la madre fa un lavoro poco preciso, insomma, viene coinvolta da questa tenutaria come appunto ragazza del suo. Della sua casa, e per non dire altre parole che magari non sono accettate da YouTube. E qui si consuma il dramma perché uno dei clienti di questa casa di tolleranza sarà proprio il padre. E potete immaginare. Ma quello che è più che questa storia, quello che è intrigantissimo è questo gioco tra i personaggi e gli attori, perché i personaggi trovano la loro storia così unica che vederla rappresentata dagli attori non la vedono altrettanto sincera, non trovano la loro storia ben recitata, il loro dramma così violento che sentono dentro, ovviamente. Non c'è nessuno in grado di metterlo in scena
al pari di loro. E nello stesso tempo gli attori trovano questa storia più che drammatica, quasi succulenta, quasi voyeuristica, no? Lo vedono con, ecco, con un atteggiamento voyeuristico questa loro storia. Ma anche in certi momenti viene strappa una risata o su una cosa che è così terrificantemente drammatica, no? E quindi ci sono tanti temi veramente profondi. Quindi vi rileggerò che nella introduzione stessa di Pirandello c'è che il padre è il rimorso, quindi rappresenta il rimorso. Sono come maschere, no? Quindi ognuno ha una caratterizzazione come le maschere della commedia dell'arte. La figliastra è la vendetta, lo sdegno per il figlio, il dolore per la madre. La madre addirittura lui lo vede come la madre dolorosa, la Madonna ai piedi della croce, no? Quindi deve essere come una maschera con le lacrime di cera. Quindi è scolpito come il viso della Madonna ai piedi della croce. E poi vabbè, ci sono anche i due ragazzini, ma dell'introduzione mi è interessato tanto leggere questo, che ve lo leggo perché qui è detto molto meglio di come potrei dirlo io. Due sono i temi fondamentali attorno ai quali si costruisce il dramma: il tentativo di svelare il meccanismo della creazione artistica e il passaggio da persona a personaggio. Dall'avere forma all'essere forma. Nella sua prefazione, Pirandello chiarisce ambedue i temi. L'autore altro non è che il mezzo di cui la natura si serve per continuare a produrre, e l'autore, che si rifiuta di essere uno strumento della natura, deve rinunciare alla creazione. E poi, il dramma di non aver trovato un autore per i sei personaggi che dia loro una consistenza reale. Essi aspirano a un atto di vita che li renda immortali, che li fissi in una forma consistente e definitiva, quella appunto di maschere. In sostanza, con i sei personaggi in cerca d'autore, viene operata una rottura con la forma teatrale come era intesa tradizionalmente e viene aperta una serie di possibilità e tematiche formali di cui si avvarrà tutta la drammaturgia contemporanea, fino ai limiti dell'assurdo e dell'eliminazione dello spazio artistico distinto da quello della realtà. Quindi sempre di più la finzione che si mescola alla realtà, lo spazio artistico del palcoscenico che non esiste più come suo confine naturale, infatti i personaggi irrompono dal fondo della sala e appunto tutte le forme teatrali in auge fino a quel momento lì vengono spazzate via, però rimane l'essenza della commedia dell'arte, rimane il personaggio che a volte si autocrea e cerca poi lui stesso qualcuno che gli dia forma. Stupendo, veramente per me è stata una lettura straordinaria che quindi vi raccomando. Mi ero messa un altro segnetto per cosa? Il padre. Ma è tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. Come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé nel mondo, come egli ha dentro. Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Guardi, la mia pietà, tutta la mia pietà per questa donna. Grande, qui c'è già psicanalisi, qui c'è già tutto, veramente siamo già ovviamente in un'epoca molto più moderna delle opere teatrali che ho letto fino adesso, quindi è tutta un'altra storia. Poi ho letto due libri, uno un libro per bambini, deformazione professionale, ma ve lo consiglio lo stesso perché chi ha bambini o nipoti o qualche bambino a cui deve fare un regalo. Questa è una bella
È una bella idea. E parlo dell'isola schifosa di William Stig e parla di un'isola piena di vulcani, inabitabile, dove vivono solo creature orripilanti e bruttissime che non fanno altro che litigare e mangiarsi tra di loro. Insomma, un posto inospitale, inabitabile e che nessuno di noi vorrebbe vedere. Finché un giorno non spunta un fiore. E quindi la sostanza è un adattamento per bambini della frase di Dostoevsky che dice che la bellezza salverà il mondo. Niente di più e niente di meno che quello. È un raccontino molto molto bello, adatto, boh, a tutte le età. Io l'ho goduto alla mia età, quindi vabbè che io ho ancora l'anima un po' vicina ai bambini perché con il lavoro che faccio continuamente a contatto con l'infanzia mi fa piacere di leggere queste cose che sono adatte a loro per riproporle, ma anche perché piacciono a me. Quindi è ben illustrato, non ce l'ho qui da farvi vedere perché me l'ha prestato una collega e quindi non ce l'ho sotto mano, ma è un bellissimo regalo per bambini dai 6 anni in su, sia per una ma anche più piccoli, per una lettura accompagnata oppure per una lettura indipendente se i bambini sono un po' più grandi ed è piena di buone cose. Non finisce con la redenzione dei cattivi. Che sarebbe stato forse anche un pochino più scontato, ma finisce con appunto una scomparsa dei cattivi, no? Di fronte alla bellezza, tutta la cattiveria si ritira. E quindi è bello, una bellissima morale. E è vero, le cose belle non solo ingentiliscono, perché possono ingentilire e quindi cambiare l'animo delle persone cattive, può succedere anche quello, però in questo caso le ha proprio scacciate e mandate via. Quindi bello. Poi ho letto un altro, e qui vi metto entrambi le copertine, no? E ho letto il secondo libro, il secondo volume di One Piece, cioè ho un alunno che me li spaccia, quindi li sto leggendo abbastanza frequentemente quando lui si ricorda di rubarli al fratello e portarmeli. E allora leggo questi manga e mi divertono, no? Mi piace, sono molto avventurosi, sono molto giapponesi, nel senso che mi ricordano molto i cartoni animati giapponesi, ovviamente, perché quello sono, e quindi tanto urlati, tanto chiassosi, tanta lotta, e quindi, però, sì, sempre questo Rufy che vuole diventare pirata, e quindi questa volta trova un pirata estremamente cattivo che si chiama Buggy, che usa molto facilmente il cannone, quindi distrugge tutto quello che trova. Qui c'è la figura di un cane, Shushu, che mi è piaciuta tanto, che aveva con il suo padrone un negozio di animali, che naturalmente viene distrutto anche da Buggy, quindi però lui rimane a guardia. È un personaggio carino questo cane. C'è il sindaco, che è un personaggio importante che vuole difendere la sua città. Il compagno di Rufy, che Zoro, viene ferito. Vabbè, comunque succedono diverse cose, ma è un'altra piccola puntata della grande avventura. So che ci sono un mucchio di volumi, non so quando mi stuferò di leggerlo, vediamo. Questo mio bambino mi ha detto che ne ha 7, un altro ne ha un altro, quindi leggerò quelli che ho a disposizione. Qualcuno c'è anche in biblioteca, quindi qualcosa leggerò ancora, vediamo fin quando non mi stanco di questa saga. Comunque. Queste sono state le mie letture. Naturalmente aspetto sempre le vostre, scrivetemele nei commenti che mi fa sempre piacere. Se avete dei consigli di lettura, libri che vi sono particolarmente piaciuti, scrivete qua sotto che io annoto tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte e ciao a tutti.